Episodio 5. Servizio della città. Che cosa ci propone City Skylines 2? Building and City Skylines 2 is all about people. Anticipating their needs and desires. Ensuring they feel safe and actually keeping them safe. Non so perché, ma giocando in questi giorni solo a Minecraft, sentire quello che sta dicendo qui adesso mi fa ridere. Cioè, ovviamente, non so perché. Boh, non lo so perché mi fa ridere, ma mi fa ridere il fatto che stiamo parlando dei bot, che sono cittadini in questo caso, e sta dicendo che questi bot hanno i propri bisogni, cioè, ovviamente, perché comunque è un gestionale, quindi siamo molto seri qui, ma io sono ancora in modalità Minecraft, Gang SMP e tutto quello che sta succedendo in quel server non è per niente serio, e vedere un video così serio non sono pronta. Sono alcuni giorni che non vedevo queste cose così serie, quindi modalità serie attivata. Understanding what annoys and delights them and doing what it takes to give them healthy, happy lives. Dobbiamo rendere i cittadini felici, capire che cos'è che li rende magari annoiati o che cosa li disturba e che cosa li rende felici, che cosa li rende salutari e così via, no? From beginning to end. How? City services. E questo succede tramite i servizi della città, tipo magari ospedali, polizie, bla 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 bla. You'll build clinics and hospitals to deliver healthcare. Ho appena detto, vedete, gli ospedali ovviamente devi costruirli, se no si ammalano tutti e crepano male. Senza gli ospedali muoiono perché non vengono curati. Plus the ambulance service people need in life or death situations. Oh, yeah, sometimes it will be a death situation. Certo. So you'll add death care services that transport people to the city's crematoriums and... Vabbè, quindi gli ospedali, i crematori, dove vengono trasportate delle persone. Guardate come hanno fatto carini i cimiteri. Wow, guardate i cimiteri! Cosa che non c'era, cioè c'era, ma era diversa. Vi ricordate? I cimiteri in City Skylines 1 erano tipo delle cosette minuscole che fanno schifo. Guardate qua che bello. Bello. You'll set up schools for kids of all ages. Le scuole. Plus colleges and universities. Ok, i college, le università. Mi piace che gli edifici sono nuovi, più carini. After all, education fosters social advancement. Vabbè, ovviamente devono studiare, se no faranno i lavori di merda. Noi vogliamo una città avanzata e quindi gente che lavora anche nei livelli più alti, diciamo, no? Life still might take a turn for the worse for some people. When it does, you'll want the safety net of a welfare office. What? Dice che potrebbe succedere che la vita comunque vada male a qualcuno e quindi se succede questo bisogna costruire il welfare office. Welfare office, quindi qualcosa che fa sì che i cittadini stiano bene. Che cosa si intende? Tipo un centro psicologico, non lo so, dove vanno a curarsi mentalmente? Cioè il benessere, ecco, sono i uffici del benessere, quindi immagino vanno a influire sulla psicologia, cioè sul benessere mentale di una persona, non lo so. One thing that improves everyone's well-being, no matter what's going on in life, is time outdoors. What? Che cosa ho appena sentito? Hanno introdotto il benessere dei cittadini. Una cosa che aiuterà a far stare bene le persone è spendere il tempo fuori. Vabbè, ovviamente è così che funziona, no? Se stiamo rinchiusi sempre in casa diventiamo... Ma se usciamo fuori, tipo nei boschi, parchi, mare, dove vuoi andare, insomma, stai meglio. You'll create parks, plazas, attractions and landmarks that make people living nearby happier and healthier. Vedete? Ecco, quindi se costruisci parchi, piazze, tutte queste cose qua, tutti quelli che vivono vicino a queste zone saranno più felici e di conseguenza staranno meglio. As in real life, safety first is a good mantra in City Skylines 2. Vabbè, ovviamente sicurezza è la prima cosa, quindi vabbè, pompieri, polizia. So you want various fire and rescue services. Sì. Just adding a firehouse reduces the likelihood of a blaze in the neighborhood. Okay. Same with police stations. Vabbè. Build them and send patrols out onto the streets to cut crime. Sì, questo sapevamo già. Communications is a new city service. Wow, le comunicazioni è un nuovo servizio che hanno introdotto. Telecom. Vabbè, Telecom fa ridere. City Skylines 2. Helping you meet more essential needs. That includes the internet. Internet! Cosa? No, vabbè.
Avranno pure internet. Quindi potremmo fare delle zone della città che magari non hanno internet. Tipo, non lo so, non so, da qualche parte, tipo, di poveri stronzi che vivono da qualche parte che non hanno internet. Oh mio Dio, fa straridere sta cosa. Naturally, the easier it is to connect to the web, the happier everyone will feel and the more profitable the city's businesses will... Vedi? Quindi se avranno internet saranno più felici e di conseguenza la città guadagnerà più soldi perché i business viaggiano tramite internet e quindi si espande ancora di più tutto quanto. Interessante. Of course, everyone relies on electricity, so you want to avoid long outages. Vabbè, ovviamente tutto si basa sull'elettricità. Se non c'è elettricità, poi vabbè, le case se ne vanno, le persone se per tempo prolungato non hanno elettricità. They aren't just aggravating. Blackouts will prompt people to move out. Se ci sono i blackout, le persone si trasferiscono, ma diciamo questo lo sapevamo già, no? Cioè, più che si trasferiscono, prendono e se ne vanno proprio, la casa diventa disabitata. Force businesses to pause production, putting profits at risk. Sì. Keep electricity lines humming with sustainable energy sources like wind, solar. Ok, quindi ovviamente se vuoi avere l'elettricità ci sono anche c'è l'elettricità ecosostenibile, no? Tipo tramite il vento, i pannelli solari, geothermal and hydropower. Geothermal, quindi tramite il terreno, o hydropower, quindi tramite acqua, no? Tutto quello che crea l'elettricità. Questa cosa c'era anche in City Skylines 1. I pannelli solari c'erano anche, ma non così come questi. Erano diversi. Cioè, era più una cosa... Sì, erano tipo delle cose diverse. Go old school with fossil fuels like coal and gas. Vabbè. There's always the nuclear option too. Ok, figo. This is the most real... Guardate l'acqua, quanto è schifosa! Realistic city builder ever. Dice che ovviamente questo city builder è il più realistico tra tutti i city builder esistenti. So you'll need to deal with a lot of Dice tra i più realistici di sempre, quindi di conseguenza avrai a che fare con un sacco di merda. E stiamo vedendo i fiumi inondati di merda, letteralmente. Stop. We're talking sewage. Ew. Yes. Sì. Necessary? Also yes. With a wastewater treatment plant, you can purify sewage and circulate water into your city's freshwater network. Vabbè, sì. Or you can puliscono l'acqua. Pump sewage into open waters and out of the network. Don't forget to stay on top of garbage. Garbage processing center. Wow! Interessante. Ok, fermi. Primo City Skylines, dovevamo avere un sacco di, come si dice in italiano, un sacco di discariche che erano limitate. Qui magari ne hai una che si espande con il tempo, fai l'upgrade, ma abbiamo visto come costruiscono. Cioè, avete visto? Ha fatto tipo la zona per la spazzatura. Qua. Che figo, questo mi piace, lo puoi ingrandire quanto garbage vuoi. Garbage processing centers, landfills and an incineration plant will stop it piling up. But don't take shortcuts. Porca miseria, guarda quanto cavolo è gigante sto posto. Puoi fare delle zone proprio dedicate adesso. Figo. Air and water pollution can sink land values, harm the health of residents. Ovviamente l'inquinamento del terreno può abbassare la salute dei cittadini, può abbassare il valore del terreno e quelle robe lì, quindi bisogna fare un po' lontane queste zone dalla città, secondo me. And tarnish the city's appeal to tourists. Ready? Eh sì, e poi di conseguenza la città diventa meno attraente per i cosi, per i turisti, no? Ovvio. Ma chi cazzo vuole andare a visitare una città piena di merda, no? To introduce a city service? Previously, you only had to construct a city service building. When that service needed to cover a larger area or support more people, you simply constructed the same building again. Sì, allora, ha detto, in primo City Skylines... Tu costruivi un edificio tipo, che ne so, una scuola elementare, no? Che copriva una determinata zona. Se volevi coprire un'altra zona, dovevi costruire un altro edificio in quella zona, no? Quindi ecco perché noi avevamo tipo un'infinità di scuole elementari, per dire, in tutte le zone. Adesso non sarà più così. Quasi tutti i servizi della città potranno essere upgradati, quindi migliorati. Come in SimCity, ragazzi, dove un edificio si trasforma e diventa più grande. To scale operations and expand functionality.
While city services make your city livable, they come at a cost. Balancing these costs. Ovviamente sappiamo che tutti i servizi della città costano, no? E quindi bisogna bilanciarli in base al budget. Vedete, c'è qua il budget. Vi ricordate all'inizio del gioco, molti di voi si lamentavano dicendo perché io quando inizio una partita faccio sempre schifo, non riesco ad andare avanti. Perché quando mettiamo, per esempio, le prime cose che servono, che è l'elettricità e acqua, il budget è al 100%, ma all'inizio non ci serve il 100% proprio perché abbiamo ancora pochi cittadini all'interno della città, quindi di solito bisogna abbassare subito il budget e aspettare e alzare il livello pian piano. Così vai a spendere meno e guadagnare di più. Stessa cosa anche qua, cioè bisogna bilanciare sempre tutto quanto. And the very real needs of everyone in your city is the name of the game. Subscribe to the City Skylines 2 YouTube channel for update. Finito! Allora, interessante la cosa dei servizi della città. Cose molto interessanti, mi è piaciuto. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti.